Salve, benvenuti a tutti. Mi chiamo Roberta Quadrelli e lavoro nel Dipartimento di Statistica dell'Agenzia Internazionale dell'Energia a Parigi. Ed è un grande piacere per me moderare questa sessione sui cambiamenti climatici, sfide ed aspetti evolutivi dei sistemi statistici. Questo è un tema sul quale Istat è molto attivo da anni, anche nel contesto internazionale. È un tema che mi sta molto a cuore anche personalmente, proprio per via del mio lavoro nel Dipartimento di Statistica dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Chiaramente l'energia è al centro del dibattito climatico, la nostra agenzia lavora per promuovere la transizione energetica a livello globale e le recentissime discussioni di Glasgow della COP26 hanno ancora messo l'accento sull'importanza delle politiche di mitigazione, naturalmente, insieme a quelle di adattamento e di finanza come temi centrali. In questo contesto, quindi, il lavoro di monitoraggio è veramente chiamato a seguire l'ambizione politica, sia a livello internazionale sia a livello nazionale. E quindi, per esempio, le istituzioni internazionali come la mia collaborano stabilmente con le loro controparti dei sistemi statistici nazionali sulla raccolta dati e lo sviluppo di indicatori. A livello nazionale, i sistemi statistici, nel senso più ampio, dovranno continuare ad adattarsi per poter supportare al meglio i bisogni di dati in tutte le aree settoriali legate al cambiamento climatico, come peraltro anche le aree legate allo sviluppo sostenibile degli SDGs. Per esempio, nell'ambito energetico, Istat ha un'ottima collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica e probabilmente la collaborazione si intensificherà se pensiamo ai bisogni sempre più granulari di dati, per esempio per coprire meglio le statistiche sugli usi finali dell'energia nei vari settori, dove servono delle indagini molto estensive, ma anche in aree più interdisciplinari, per esempio quella dell'innovazione tecnologica, che è importantissima nel discorso della transizione. L'ambito più complesso, più ampio, degli indicatori di cambiamento climatico copre svariate aree settoriali, dalla mitigazione all'adattamento, dai drivers agli impatti, fino all'area del disaster reduction. Quindi il portfolio è molto ampio, molto ambizioso e sicuramente trarrà dei benefici enormi proprio dalla collaborazione sia nazionale tra competenze diverse, sia internazionale, perché è importante introdurre anche dei framework metodologici che rendano comparabili gli indicatori anche per paesi diversi. Quindi sono molto contenta di presentare una sessione molto ricca che ci illustrerà in quali aree gli indicatori climatici vanno approfonditi, quali metodologie, quale progresso abbiamo visto nella misurazione, includendo anche il progresso scientifico e di modellizzazione, per esempio. Portiamo oggi insieme relatori con estrazioni diverse dal campo accademico della ricerca, sia statistica con l'Università di Palermo, sia climatica col CMCC, al campo propriamente statistico di Istat, fino al contributo internazionale con le Nazioni Unite. E quindi questo è veramente un segno che per migliorare gli indicatori climatici in generale avremo bisogno di molta collaborazione multisettoriale e multinazionale. Passerei quindi senz'altro a introdurre il primo relatore che ci darà una descrizione del contesto internazionale, Michael Nagy. Michael lavora alla United Nations Economic Commission for Europe nella divisione statistica e ci parlerà appunto del lavoro che UNEC ha coordinato per stabilire una piattaforma di dialogo tra i produttori e gli utenti delle statistiche ufficiali nelle aree di cambiamento climatico e disastri, disaster risk reduction. È stato segretario infatti di due task forces in queste aree. Quindi Michael, passerei volentieri subito la parola a te. Grazie. Thank you very much, Roberta, for this nice introduction. And hello, everyone. Welcome to this very interesting seminar and discussion. I would like to thank the organizers for having me today and for giving me the opportunity to share with you the different work streams that the United Nations Economic Commission for Europe has to support countries in their efforts to produce
high-quality statistics for informing these very important policy areas of climate change, but also disaster risk reduction. I'm going to share my presentation now. And give me one second. Madam Chair, can you confirm that it can be seen, the presentation can be seen in the full screen mode? Yes, Michael. It seems to be the case. Yeah, as you can see from the presentation, this has been prepared with a colleague of mine, Ms. Malgorzata Zwieck, who is my colleague who is actually working on the work stream of climate change related statistics, whereas my own main responsibility is on environment statistics in general and also on disaster related statistics. And I'm going to talk about these work streams now. Before I start presenting the details, I will give you a bit of background. What is ECE and the Conference of European Statisticians to understand the context and the mandate that they actually have? And then I have two main parts of my presentation. Part A talks about the ECE work related to climate change related statistics, and the part B about the work on disaster related statistics, of course, two areas which are closely interlinked, but we have decided for practical reasons to consider them separate work streams, and a few conclusions and outlook that might be interesting also for the further discussion. So the background, who are we? Why do we have the mandate to work in these areas? Because the name United Nations Economic Commission for Europe is sometimes a bit misleading. It gives the impression the focus is on Europe, but actually this body of the United Nations includes 56 member states, which are countries of Europe, North America, and Asia. And we can say it spans from Vancouver to Vladivostok, or from Melbourne to Montreal. So it's a very wide span, actually, of countries. And it's part of the UN Secretariat. And we are hosting this Conference of European Statisticians, which is one of the oldest international bodies on statistics, consisting currently of 65 countries, which includes all UNEC, but also all OECD countries. And it's steered by the Conference of European Statisticians Bureau, which is composed of chief statisticians from 8 countries and 6 international organizations. And one example of output of this work, I think, which is very familiar to the statisticians in this round, are the fundamental principles of official statistics, which have been developed in 91, but became a kind of global standard, more or less, later on through endorsement by the UN Statistical Commission. So it's important to understand that we're working under the mandate of this Conference of European Statisticians, and that the pieces of work they're developing there have a very broad consensus. So let me start giving an overview about this work stream on climate change related statistics. So that the main objective of this work is to make the official statistics more useful for climate change climate analysis and policy, and promote in involvement of national statistical offices in greenhouse gas inventories. And we have divided this work stream into 3 main categories. One is development of methodological work. The second one is sharing knowledge and good practices. And the third one is capacity development for countries that are basically transitional economies and have not so well developed statistical systems and need more support. You see a few pieces of methodological work that are very important from that perspective, and which I'm going to talk a little bit more in my next slides. Sharing of knowledge and good practices is actually providing platforms of where producers and users can get together, and also experts from countries and international organizations, and learn from each other, and also identify emerging areas of work. And very popular has become this annual expert forum for producers and users of climate change related statistics, which is an annual event since 2012 and has become, I would say, from regional importance already to global importance. I think this is a very unique platform that brings together these experts. And capacity development, we have from time to time, we organize these specific events for countries that actually need this support. All this work is led by the so-called steering group on climate change related statistics, which is currently chaired by the Netherlands. So here's a short timeline
of how this work developed over time. So it starts in 2009, where on the United Nations Statistical Commission level, a program review happened on climate change in official statistics. And at ECE, this Conference of European Statisticians Task Force on Climate Change Related Statistics was established in 2011. The first tangible output was this Recommendations on Climate Change Related Statistics in 2014, followed by the Indicator Set in 2017, and with an endorsed, with a revised, refined version in 2020. And in between, we were also working on recommendations on measuring hazardous events and disasters. And on the right-hand side, you can see the series of expert fora that are being carried out on an annual basis. Let me say a few words about this CS recommendations on climate change related statistics, which were developed by a task force established in 2011. And their outcome was endorsed in 2014 by more than 60 countries and international organizations of the Conference of European Statisticians. So what was the main objectives of this work of the task force? This was to improve the contribution of the statistical community to the work of greenhouse gas reporting. As you know, for greenhouse gas inventories, of course, official statistics provide a very important input. But there was a moment in time where it was not so clear what really the role of the national statistical offices are, rather than just supporting the information. They always came last in the process. And this was the first time that the question was asked, how can we engage earlier? How can we contribute to providing better statistics for policy making on a national and international level? So in 2014, these recommendations were finalized and endorsed. And they have three groups of recommendations. One was on supporting greenhouse gas inventories. So really, how to make statistics better, more suitable for greenhouse gas inventories. But they have also a set of recommendations on other climate change related statistics other than greenhouse gas inventories. And this was also the basis for the set of indicators I will talk about in the next slide. So for example, here it was defined, what is the scope of climate change related information that needs to be produced on a regular basis to inform climate change policies more in general. Because as Roberta was saying in the beginning, when we talk about climate change related information, it's not only about emissions, it's about drivers, it's about mitigation, adaptation, and so on. So this had to be defined first, and this is what these recommendations are for. And also on the needed statistical infrastructure. Based on this work, there was also a request from countries for a recommendation on what kind of information should be produced regularly to inform climate change policies. We need a set of indicators. A set of indicators that is internationally comparable, paints the big picture of climate change, and also can be produced from existing statistics to the maximum extent possible. And there was a special request to use the System of Environmental Economic Accounting framework to the maximum extent possible, because we know that this framework is very useful for integrating information related to the environment, physical information, also with monetary information, linking physical information with the structure of the national accounts information. So really to give an opportunity to address complex questions, policy questions with an existing framework. So in a nutshell, we had the chance to develop 44 core climate change related indicators, which follows the structure of the CS recommendations, drivers, emissions, impacts, mitigation, adaptation, and they paint this big picture of most relevant climate change related issues. They address the most relevant policy questions and also help to meet upcoming information needs. And countries are invited to develop their national set of climate change related indicators, but use the CS recommended indicators as a starting point. Because every country is different, there are different policy priorities, there are different needs. But by a pre-selection of these 44 indicators, which are more or less relevant for all countries in our region, it's a good starting point. And I also have to say here, I would like to thank a lot colleagues from ISTAT, because this task force was chaired by ISTAT. Angelica Tutini, actually chairing this task force, and I would like to thank a lot for her leadership in this work, and also for the other Italian colleagues who provided expert input into this important piece of work. A few words about our work stream on disaster risk reduction or measuring disaster hazardous events and disasters.
Here, the objective is similar to climate change, to make official statistics more useful for disaster risk reduction, to clarify the role of official statistics, and to provide platforms for exchange of knowledge and experience across expert communities. And again, we have here three different components. One is the methodological work. The other one is providing platform for exchange of knowledge and experience. And the third one is capacity development. I would like to talk a little bit more about the methodological work in my next slide, because here the important piece of work, the tangible outcome word, is so-called recommendations on the role of official statistics in measuring hazardous events and disasters, which really have helped countries a lot in kickstarting the work on measuring hazardous events and disasters. And when you look at the timeline, this again justifies that this doesn't come out of nowhere, this work that we're doing, but that there was a country request. Actually, in 2014, Mexico, with some other countries, led a so-called in-depth review, and they concluded that it's important to clarify the role of national statistical offices in producing measuring hazardous events and disasters. So based on that, we established, this task force was established by the Conference of European Statisticians that produced in 2019 or published in 2019, this important guidance document. Sorry. Here again, I would like to thank a lot colleagues from Italy. It was Angela Ferruzza, actually, who has been chairing this task force for a long period of time, and the work of this task force is still ongoing. And as I said, the objective was to develop recommendations on the role of official statistics for national statistical offices and the national statistical systems, on the main data needs, the needs for harmonization of classifications, terms and definitions, and so on, and really to find the place in the institutional environment that produces and informs disaster risk reduction. So these recommendations were endorsed in 2019 and now define scope and measurement framework, which is aligned with the so-called ESCAP disaster risk-related statistics framework. It clarifies the role of the national statistical system within the institutional environment of disaster risk management. It provides recommendations and guidance for implementation, and also very interesting, includes 11 case studies from different national statistical offices around the world on how they found their place within the institutional environment and contribute with informing disaster risk management to the maximum extent possible. One example we have here is also the one of Italy. The Casa Italia case is also part of this publication. This is my last slide, because unfortunately, given that the time constraint, I cannot go very much into detail of all this work. But if there are questions, I'm very happy to respond with more details. But let me say in conclusion that addressing climate change and disaster risk requires high quality statistics and data to serve as benchmarks for setting goals and monitoring progress. Under the Paris Agreement, the governments need to track and report the progress to the United Nations Framework Convention on Climate Change using national selected indicators. And this set of climate change related indicators that were developed by EC and the Conference of European Statisticians provides the foundation for producing such data. And now in a similar way, the currently developed CS indicator set disaster risk statistics will help countries to inform national disaster risk policies and support reporting under the SENDA framework. With growing focus on climate action, linking emissions with the drivers and underlying economic activities is more and more important. And we will have a new task force that will identify concrete ways on how NSOs can contribute to achieving national climate objectives. Then the emerging policy areas of climate change and disaster risk reduction require a review of existing classifications, because many of them have been developed long time ago. For example, a review of the existing hazard classification, as well as harmonization of terms and definitions used in statistics by other expert communities. Close collaboration with users is critical to build upon common understanding, and the work of ECE and its expert groups is supporting all this. And lastly, the UNEC Steering Group on Climate Change Related Statistics and the UNEC Task Force on Measuring Hazardous Events and Disasters bring together countries and organizations who want to work together to solve these issues. And ESTAT has been a key contributor since the beginning of this work. And let me thank you all, not only for listening now to my presentation, I would like to thank all ESTAT experts
who have been collaborating with us in this important working area since 2011. And just to name two, Angelica Tutini and Angela Ferruzza, who were our chairwomen in the UNEC Task Forces on Climate Change-related Statistics, Indicators, and Measuring Hazardous Events and Disasters. But of course, also thank you, Giovanna, and other colleagues who have been supporting this work to a large extent. Thank you very much, and over to you, Roberta. Thank you, Michael. Grazie mille, Michael. Molto, molto utile partire con questo quadro internazionale. Tra l'altro io posso testimoniare in persona sulla importanza di questo lavoro delle task force, non solo per il dialogo incentivato tra producer e user, ma anche proprio per questa piattaforma tra le varie istituzioni nazionali che insieme poi definiscono delle strategie, e non solo parliamo di metodologie, ma proprio di strategie di come muoversi a livello internazionale. Veramente complimenti per il lavoro in quest'area. Abbiamo magari uno o due minuti per una domanda, allora mi chiedevo se potessi, Michael, darci un esempio o due, per esempio, di progresso fatto a livello nazionale, proprio grazie a questo lavoro delle task force internazionali, se hai degli esempi che ci possono dare delle idee. Yes, I do. So I think, first of all, as I said in my presentation, is that we are always working upon request of countries. So there is a need by all countries to get some international guidance on which information should be produced on a regular basis, how to put it into analysis, how to use it in policy making. So I think the benefits that countries in general have from this work is, first of all, it helps in kickstarting the process of setting up a set of national indicators by simply prioritizing some of the information, but also to justify the development of new types of statistics and methods, such as the implementation of energy accounts, land accounts, air emission accounts, because there is a recommendation international level that this is important and useful. It ensures the international comparability, but it also helps to inform both national and international policy frameworks in a consistent and coherent manner. And asking about, let's say, practical examples from countries, I don't have a full overview. And the only thing I know is that there is not a single country that has, for example, implemented all the indicators, because there are always constraints in terms of availability of data or sound methodological soundness. But we know that, for example, Luxembourg has implemented the set of indicators to a large extent and is using it to inform climate change policy debate on a national level. I think we will hear about the Italian situation a bit later, but I know from a presentation that was given by Angelica Tutini at our last expert forum, that the indicators are already being produced, and most of those which are based on the system of environmental economic accounting can already be produced and also fed into the policy making. And lastly, what is also very useful, I think, to know is that United Nations Statistics Division has now developed a set of global climate change indicators, which used the set of indicators I was talking about from our regional perspective as a starting point. So this list of global indicators will be presented to the United Nations Statistics Commission for endorsement in March, and includes to a large extent the indicators that I was presenting or talking about, and therefore it will be also assured that many, many countries will follow a similar framework, a similar system, and we have a maximum comparability across the world. This is all I can mention at this stage. Thank you, Roberta. Grazie mille, Michael. Thank you, Michael. Veramente un lavoro utilissimo. Adesso ci spostiamo, torniamo in ambito nazionale. Tra l'altro, proprio cambiamo anche ambito perché ci muoviamo verso una presentazione di scienze climatiche da parte di Paola Mercogliano. Paola è ricercatore senior responsabile della divisione dei modelli regionali e impatti geoidrologici al Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. E Paola ci parlerà proprio dei progressi scientifici, dei modelli climatici che possono aiutarci nell'analisi, in particolare, dell'adattamento al cambiamento climatico. Prego, Paola. Salve, grazie per questo invito. Io mi chiamo Paola Mercogliano e appunto lavoro presso la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, e la mia divisione si occupa
non riesco a condividere la presentazione. Si occupa di valutare l'effetto dei cambiamenti climatici a scala locale, quindi vuol dire che sviluppiamo appunto modelli ad altissima risoluzione e poi svalutiamo anche quelli che sono gli impatti del cambiamento climatico, proprio con lo scopo di supportare chi deve fare adattamento alle diverse scale. E lo scopo oggi della mia presentazione è quello di farvi vedere un po' come sta avanzando la ricerca appunto nel mondo della modellistica. Chiederei la cortesia di poter condividere lo schermo. Ok, grazie. Eccoci, eccomi. Eccomi. Allora, come dicevo, appunto, lo scopo della mia presentazione di oggi è di introdurvi, diciamo, a questi modelli climatici che a volte possono appunto sembrare un po' complessi, ma in realtà sono uno strumento utilissimo per valutare il cambiamento climatico e per supportare, diciamo, le diverse policy, sia per la mitigazione sia per l'adattamento. Allora. Ok, prima di tutto, questo è diciamo, un grafico che viene dal nuovo documento dell'IPCC e perché lo faccio vedere? Perché dobbiamo tutti avere consapevolezza che sicuramente il cambiamento climatico è un fenomeno globale, però si manifesta in maniera molto diversa nelle diverse regioni, in maniera anche complessa, devo dire. A volte uno può fare l'errore di pensare che il cambiamento climatico sia intuitivo, aumenta la temperatura e tutto questo, diciamo, determina un'unica storia. In realtà non è così, perché come vedete anche dalle mappe, sia della temperatura sia della precipitazione, le mappe, diciamo, fanno vedere i diversi scenari attesi a seconda, diciamo, di come evolverà l'aumento di temperatura, quindi le diverse soglie 1,5, 2, 4 gradi, fa vedere come le diverse aree saranno poi colpite dal cambiamento climatico in maniera diversa. Questa diversità fa sì che, insomma, sia necessario per poter poi supportare chi decide alle scale nazionali, alle scale locali, che, insomma, si generino dei modelli, della modellistica che abbia proprio delle caratteristiche in grado di poter supportare gli stakeholder, i policy maker. E quindi, e soprattutto questo è vero per l'Italia e per il Mediterraneo, perché il Mediterraneo è una zona che subisce particolarmente il cambiamento climatico, è definita appunto un hotspot del cambiamento climatico. E in più dobbiamo dire che l'Italia, essendo, diciamo, un'area dove esistono diversi microclimi, è una zona particolare dove salvaguardare il nostro clima e quindi anche, per esempio, la biodiversità, l'agricoltura, richiede davvero degli studi di dettaglio, per cui dobbiamo affiancare a quella che è la conoscenza globale dell'IPCC degli strumenti molto dettagliati. I modelli climatici sono, diciamo, lo strumento, l'unico strumento che noi abbiamo per poter valutare come l'aumento di questi gas clima alteranti impatteranno sui diversi settori. E sono modelli molto complessi che includono al loro interno la biologia, la chimica, la fisica. E che richiedono, diciamo, dei centri di calcolo molto evoluti, ma anche una conoscenza, insomma, una comunità scientifica preparata, sempre, diciamo, pronta a includere in questi modelli la conoscenza man mano che essa aumenta. I modelli climatici non si fanno sul futuro, in realtà si basano sulla nostra, noi valutiamo prima di tutto la nostra capacità, la capacità del modello climatico che sviluppiamo di rappresentare il clima nel passato. Questo è molto importante perché ci dice che, insomma, quando noi poi facciamo gli scenari, ci basiamo sulla consapevolezza
di essere in grado, ovviamente con un certo errore, perché il modello ha, dovendo rappresentare qualcosa di così complesso come il clima, ovviamente avrà degli errori, però noi quando affrontiamo, diciamo, il problema di effettuare scenari futuri, partiamo sempre dalla consapevolezza di conoscere quantomeno l'errore del nostro modello e laddove ci rendessimo grado che alcuni indicatori, cioè alcune caratteristiche del clima specifico, non siamo in grado di valutarle. Allora, in maniera seria, dobbiamo appunto dire che nel futuro non abbiamo conoscenza di come il cambiamento climatico impatterà quella particolare caratteristica. Quindi tutto ciò che vi farò vedere e tutto ciò, diciamo, che stiamo sviluppando va sia nel senso di aumentare la nostra capacità di rappresentare il clima e le diverse caratteristiche del clima, però è sempre corredato dalla, diciamo, dalla conoscenza dell'incertezza che, diciamo, è fondamentale, anche perché i decisori finali devono sapere che esiste l'incertezza, ma devono anche sapere dove l'incertezza, per esempio, è molto bassa o dove invece è più rilevante. Ci tengo a dire questo perché è importante, prima si parlava, diciamo, anche di osservazioni. Le osservazioni sono fondamentali anche per chi sviluppa modelli climatici, perché come spiegavo prima, la prima cosa che noi dobbiamo seriamente fare per poter dimostrare che il nostro modello è in grado di rappresentare il clima, perché laddove non lo fosse non sarebbe sicuramente utile per pianificare l'adattamento, per esempio, allora sono fondamentali le osservazioni, osservazioni di qualsiasi tipo, osservazione dell'atmosfera, osservazione del suolo, osservazioni di diverso tipo, che sono davvero quello che fanno la differenza. Credo oggi che si possa dire che i paesi dove sono disponibili dataset di osservazioni e una conoscenza dello stato del clima di dettaglio, passato e futuro, e quando dico clima, di nuovo non dico soltanto temperatura o precipitazione, ma dico proprio caratteristiche, ondate di calore, mortalità. Credo che questo faccia davvero la differenza anche nello sviluppo dei modelli climatici. I modelli climatici che poi sviluppiamo nella mia divisione sono appunto i cosiddetti modelli climatici a scala regionale. Senza voler entrare nel dettaglio, però sono gli strumenti che anche l'IPCC identifica come quelli attualmente, diciamo, maggiormente in grado di poter supportare delle analisi di impatto, cioè andare a capire quale sia l'impatto del cambiamento climatico sui diversi settori. Questo è una breve slide che ho messo sui modelli globali che compiono, sono queste scatole magiche che compiono, diciamo, il compito di andare dalle emissioni o dalle concentrazioni, attualmente dalle concentrazioni di gas climalteranti alle variazioni di temperatura globale. Quindi, grazie a questi modelli, noi siamo in grado di capire come i vari scenari diciamo, di cambiamento delle concentrazioni di gas climalteranti impattino poi la temperatura globale. Partendo da questo, poi siamo in grado di arrivare. Devo dire oggi, e questa è una cosa che forse 2 o 3 anni fa non avremmo potuto vedere, a dei modelli che sono in grado di valutare anche il cambiamento climatico e i suoi impatti a scala locale, quelli che sono detti modelli ad altissima risoluzione, cioè modelli che per esempio ci permettono oggi di supportare i decisori politici nelle città, che sono, diciamo, de delle aree dove si gioca la grande sfida del cambiamento climatico, perché sono delle aree dove si subisce, diciamo, il cambiamento climatico, ma che, diciamo, partecipano anche tanto, emettendo tanto al cambiamento climatico. Quindi dare delle informazioni precise in queste aree è oggi particolarmente critico. Un'altra cosa che ci tengo a menzionare è che la comunità scientifica lavora insieme per produrre modelli affidabili. Oggi noi sappiamo che sono essenzialmente tre, diciamo, i problemi che noi abbiamo quando sviluppiamo un modello climatico, per esempio, regionale. L'incertezza, che ho detto, che è dovuta al fatto che il sistema atmosfera è un sistema molto complesso, dove, diciamo, il fatto di avere delle risoluzioni finite per motivi, diciamo, di calcolo, certamente, ad esempio, non aiuta, questo ci dà naturalmente un errore. C'è l'incertezza dovuta al fatto che noi non conosciamo, sono appunto degli scenari, ma non sappiamo realmente
come evolveranno le traiettorie, diciamo, di gas, di concentrazioni di gas climalteranti, e poi c'è l'incertezza dovuta al fatto che i modelli climatici hanno degli errori. Questo però è un problema che riusciamo in qualche modo, quantomeno, diciamo, a tenere in conto lavorando insieme, cioè sviluppando tanti modelli climatici indipendenti nei vari centri di ricerca. Poi, attraverso la definizione di protocolli, mettere insieme tutti questi dati e quindi riuscire a vedere laddove questi modelli indipendenti forniscono un risultato vicino tra di loro, quindi più affidabile, e laddove invece i modelli invece non riescono, quindi c'è una dispersione, cioè è maggiore, e quindi è lì dove poi c'è necessità di sviluppare altri modelli, altre tecniche per poter dare dei risultati ancora migliori. In Europa abbiamo la fortuna di avere Eurocordex, che appunto mette insieme diversi centri di ricerca ed è davvero importante perché ci permette di avere in Europa dei risultati, dei dati sul cambiamento climatico davvero, diciamo, di buona qualità. Questi sono brevemente alcuni risultati dei cambiamenti climatici attesi considerando diversi scenari climatici. Questo è lo scenario 2.6, che è uno scenario, diciamo, che riesce a mantenere un cambiamento climatico sotto i 2 gradi. Poi abbiamo uno scenario 4.5, che è uno scenario, cioè, di stabilizzazione, che invece intorno al 2100 arriva intorno ai 3 gradi. E poi c'è lo scenario 8.5, che invece è uno scenario senza nessuna politica di mitigazione e che ad oggi giriamo, diciamo, unicamente appunto per motivi scientifici, in quanto già le politiche di mitigazione in atto lo rendono davvero fortunatamente poco realizzabile. Questo è lo stesso per la precipitazione. Perché faccio vedere questa slide? Per darvi anche un'idea di quanto sia importante avere dei modelli locali, perché vedete l'Italia, benché a livello globale sia piccolissima, però ha dei comportamenti, per esempio, in termini di precipitazione attesa, variazione della precipitazione attesa annuale, molto diversi a seconda dell'area. Quindi anche le politiche di adattamento non possono essere le stesse, devono necessariamente tenere in conto di questa conoscenza che arriva dai modelli regionali, perché aree diverse, condizioni di cambiamento climatico diverse. Questo poi sono il modello che sviluppiamo noi al CMCC, che è un modello pensato sull'area italiana, cioè un modello che è stato sviluppato tenendo proprio in conto delle caratteristiche. E nello sviluppare questo modello è stato fondamentale per noi la disponibilità di dati osservati a terra da parte delle diverse agenzie regionali. Ci tengo a dirlo perché bisogna dire che i modelli climatici hanno bisogno di osservazione, hanno bisogno di dati di qualità e dobbiamo necessariamente, cioè, per permettere lo sviluppo di questi modelli, anche mettere a fattor comune dati. Questo è di grande qualità. Volevo poi, insomma, spendere un ultimo minuto sui modelli a scala locale, perché davvero rappresentano, diciamo, insomma, l'ultimo step che abbiamo compiuto per riuscire, appunto, come dicevo, a valutare gli impatti sulle scale urbane. Quindi rappresentano, diciamo, i modelli che davvero supportano chi deve prendere decisioni. Questo cosa riescono a fare in più questi modelli rispetto ai modelli precedenti? Per esempio, riescono a vedere l'isola di calore urbana. Quindi, per esempio, in questo grafico vedete come il modello, grazie a delle parametrizzazioni, perché non è soltanto una questione di risoluzione, grazie alle parametrizzazioni che ci sono dentro, riescono a vedere come le aree urbane si riscaldano diversamente rispetto alle aree rurali limitrofe. E questo è fondamentale perché quindi vuol dire che anche l'adattamento di nuovo dovrà tenere in conto di questa conoscenza, perché l'adattamento deve essere efficace, deve basarsi su quello che è realmente il clima della zona, altrimenti si corre il rischio di implementare delle strategie e delle azioni che poi finiscono per essere non efficaci in quel contesto, proprio perché non lo conosciamo bene. Altro importante step di questi ultimi modelli è quello di riuscire a valutare gli allagamenti a scala urbana. Questo è un grafico che arriva, diciamo, da un progetto coordinato ultimamente per Copernicus, dalla mia divisione, in cui appunto per supportare la valutazione della riduzione del rischio, partendo da questi modelli, siamo riusciti a capire come cambiano i massimi di pioggia orari. Anche questo era impensabile fino a qualche anno fa, riuscire ad avere statistiche su questi dati e poi riuscire quindi a fare anche delle valutazioni del danno, quindi dire dove sono le priorità di adattamento, dove si trovano, dove le città avranno i maggiori danni. Quindi,
Ritengo che ovviamente l'incertezza ci sarà sempre, dobbiamo comunicarla ed è fondamentale che venga tenuta in conto. Dobbiamo anche dire però che la ricerca sta facendo grandi passi avanti e, insomma, e noi speriamo che insomma, questa conoscenza venga poi trasferita alla società e che ne faccia buon uso per le politiche di adattamento e mitigazione. Grazie per l'attenzione. Grazie mille Paola, è molto molto promising direi questa presentazione che ci ricorda come stiamo facendo passi a livello scientifico per avvicinarsi ai bisogni proprio da parte dei decisori politici anche a scala locale, quindi hai parlato di questa importanza, no, di avvicinarsi alla scala dove l'adattamento veramente deve essere pianificato. Tengo un elemento prima della domanda, hai messo l'accento anche sul bisogno di osservazioni su dati primari, bisogno di dati, questo è un elemento probabilmente conduttore nella discussione su tutti gli indicatori, anche Michael precedentemente aveva detto che non tutti i paesi per esempio sono in grado di elaborare tutti gli indicatori per un problema di disponibilità di dati primari, quindi manterrei anche l'enfasi su questo punto. Però come domanda invece pensavo se potevi approfondire questo elemento interessantissimo, proprio le possibilità in un minuto che queste simulazioni ad altissima risoluzione possono portare proprio in termini di supporto all'adattamento e valutazione del rischio a scala locale, con esempi magari settore pubblico-privato, come vedi? Per esempio noi abbiamo usato questo tipo di informazioni per le VAS, cioè laddove si forma, quando c'è una trasformazione, per cercare di valutare anche l'impatto di quella trasformazione sul contesto urbano, questi modelli per esempio possono fare la differenza, cioè riusciamo a capire prima qual è localmente, diciamo, l'impatto indotto in termini appunto per esempio cosa significa avere più aree verdi, dove metterli, come devono essere fatti, quindi riusciamo a capire prima anche come poi dopo è possibile, per questo supportiamo l'adattamento, perché riusciamo a capire esattamente come la temperatura viene modificata dalla presenza, ad esempio, di una misura di adattamento. Fondamentale, come dicevo prima, è il fatto che riusciamo a misurare anche i massimi di questi eventi localizzati nel tempo e nello spazio che, diciamo, stiamo osservando, che sono proprio, diciamo, in linea con i cambiamenti dei regimi di precipitazione che ci attendiamo per effetto del cambiamento climatico. E quindi, come dicevi appunto tu, servono sempre di più ad andare incontro, ad aiutare la pianificazione, cioè come devono essere fatte per esempio le infrastrutture per poter essere resilienti a questo tipo di fenomeni. Però ecco, una delle grandi difficoltà che troviamo per esempio, nel validare o nel migliorare un modello a così alta risoluzione è spesso la mancanza nei contesti urbani di misure locali che poi ci vadano a dire anche in modo indiretto, anche attraverso il danno, potrebbe essere, anche attraverso, non so, l'altezza dell'acqua. Non necessariamente è fondamentale per noi avere questo tipo di informazioni per poter poi capire se stiamo andando nella giusta direzione, soprattutto nei modelli ad altissima risoluzione. Grazie mille, e un enorme in bocca al lupo anche per muovere quest'area di lavoro nel futuro, è importante per tutti, proprio noi come cittadini in primo luogo. Quindi complimenti alla scienza per essersi avvicinata in modo molto molto significativo ai bisogni della società, direi. Yeah. E quindi sarebbe utile parlare molto più a lungo, ma dobbiamo passare al prossimo argomento, che comunque rimane in ambito accademico, scientifico, di ricerca. Darei la parola a Giulia Marcon, che è ricercatrice statistica nel Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo, esperta di teorie dei valori estremi, e ci parlerà proprio dell'analisi dei cambiamenti climatici attraverso modelli. Questa volta non è più il modello climatico, come ho visto prima, modelli statistici, con la teoria dei valori estremi. Prego, Giulia. Grazie Roberta per questa introduzione, ne approfitto anche per ringraziare l'organizzazione Angela Ferruzza, diciamo, per avermi dato la possibilità di partecipare a questo evento.
Sicuramente sì, non mi allontano molto da quanto presentato dalla collega precedentemente. Appunto, l'obiettivo di questa presentazione è l'analisi del cambiamento climatico attraverso modelli statistici, in particolar modo con un focus all'aspetto multivariato e alla teoria dei valori estremi. Sicuramente gli impatti dei cambiamenti climatici sull'ambiente sappiamo benissimo che sono in costante aumento nell'ultimo periodo. Difatti, per questo motivo, gli scienziati stanno prestando molta attenzione alla comprensione degli effetti di questi fenomeni. Ora, il cambiamento climatico porta a diversi tipi di estremi. Un esempio potrebbe essere la pioggia intensa che almeno sicuramente a Palermo ci ha disturbato notevolmente nell'ultimo periodo. Questi eventi, in particolar modo, sono caratterizzati da breve durata ma elevata intensità. Difatti, questi tipi di eventi estremi causano diversi danni alle aree colpite. Da un punto di vista economico, ma purtroppo anche da un punto di vista di perdite di vite umane. Per esempio, vediamo qui due inondazioni verificatisi rispettivamente a Parigi il 3 giugno del 2016 o a Palermo la scorsa estate. E a questo voglio associare una citazione che mi piace molto di Oscar Wilde, in cui sottolinea che l'uomo riesce a credere all'impossibile, ma non riesce a credere all'improbabile. E questa è un po' la sfida che, diciamo, ci poniamo sempre, ovvero rendere l'improbabile, o meglio, quantificare questo improbabile, quindi riuscire a quantificare effettivamente questi eventi estremi. Ora, la presentazione. Quindi, dopo questa breve introduzione, procederà vedendo alcuni modelli statistici multivariati e un'introduzione quindi proprio a questa teoria dei valori estremi. Dunque, in letteratura, per esempio, troviamo un lavoro di Sottile e altri colleghi dell'Università di Palermo che hanno sviluppato un modello con l'obiettivo di identificare dei gruppi di eventi piovosi sulla base delle caratteristiche di altezza e intensità osservate nel tempo. Ora, lo stesso aspetto multivariato che qui vediamo in termini di informazioni legate all'evento piovoso, lo possiamo vedere da un altro punto di vista, per esempio nel lavoro di Brito, sempre del 2017, in cui l'identificazione sempre di eventi piovosi però viene fatto sulla base di una distribuzione spaziale, quindi l'obiettivo è di identificare dei gruppi con eventi piovosi molto simili all'interno di stazioni distribuite sul territorio. Torniamo un attimino su questo modello statistico multivariato applicato a dati di precipitazioni, che fa emergere una cosa interessante, ovvero in letteratura spesso vengono identificati solo due gruppi, due tipologie di precipitazioni, ovvero quelle convettive e quelle stratiformi. Naturalmente stiamo parlando di precipitazioni in qualche modo, diciamo appunto, estreme, quelle che possono causare dei disordini. Però cosa è successo? Che applicando questo modello, in realtà in particolare quello che stiamo vedendo è la rappresentazione dei risultati del modello applicato ai dati osservati a Palermo tra il 2002 e il 2018. Emerge che forse è necessario un attimino rivedere questa classificazione perché potrebbe essere necessario introdurre nuove classi che possono identificare invece delle precipitazioni miste o irrisolte, ovvero delle precipitazioni pur sempre catastrofiche, però con delle caratteristiche intermedie. Adesso invece quello che vogliamo introdurre è un aspetto un po' più innovativo che sta prendendo piede soprattutto nell'ambito accademico negli ultimi anni, ovvero il focus proprio sull'evento estremo. Quindi non andremo più a ragionare sull'andamento medio come giustamente però viene fatto ed è molto diffuso in letteratura.
ci focalizziamo proprio sull'evento estremo, ovvero quell'evento caratterizzato da una breve durata ma un'intensità elevata. Propriamente potremmo anche identificare questi eventi come un po' quegli eventi catastrofici. Quindi, da un punto di vista più statistico, stiamo ragionando su osservazioni che hanno dei valori molto alti, quindi dei valori massimi, o dei valori molto bassi, dei valori minimi. Quindi, cosa dobbiamo fare? Naturalmente l'interesse adesso non sarà più visto da un punto di vista puramente statistico sulla modellizzazione della media, bensì sulla modellizzazione della distribuzione delle code. Quindi questi eventi estremi saranno esattamente l'oggetto, il principale oggetto di analisi. Quindi, questo metodo statistico utilizzato per studiare il comportamento di tali distribuzioni è proprio la teoria dei valori estremi. Ora, esistono due metodi per identificare valori estremi, perché ovviamente questo è il punto di partenza. Il primo metodo è il block maxima, ovvero considerato, per esempio, in questo caso stiamo considerando per semplicità un caso univariato, quindi ipotizziamo di avere delle osservazioni di precipitazioni nel tempo in un luogo. Suddividiamo questo periodo in blocchi e identifichiamo il valore estremo come il valore massimo. In alternativa, invece, il valore estremo potrebbe essere identificato come quell'osservazione che supera una determinata soglia, il grafico a destra. Quindi, per esempio, questo secondo metodo potrebbe essere più legato ad aspetti, per esempio, ingegneristici, in cui ci sono determinate soglie note. Per la quale il superamento potrebbe causare dei disagi. Procediamo con una parentesi un po' più dettagliata, con un profilo statistico, rimanendo nell'ambito del primo metodo, ovvero quello dei massimi, che devo dire richiama anche quanto detto la collega prima, naturalmente richiede una mole informativa, quindi un numero di osservazioni molto più elevato rispetto al normale, perché abbiamo visto che prendendo solo i massimi o solo i valori sopra le soglie, sicuramente ci stiamo concentrando su un numero di osservazioni molto ridotto. Quindi, adesso nella teoria dei valori estremi abbiamo detto che non stiamo considerando più tutta la mole di dati, ma ci concentriamo solo, per esempio in questo caso, sul valore massimo. Normalmente, l'oggetto di interesse per un'analisi statistica di dati è la distribuzione dei dati, che qui vediamo definita come la F di X. Ora, lavorando con i massimi, l'obiettivo cosa diventa? Utilizzare le informazioni dei dati iniziali, quindi della F, per poter ottenere una distribuzione limite tramite una specifica normalizzazione che richiederà delle costanti ben identificate, quali A con N e B con N, in maniera tale che tale distribuzione limite, se esiste naturalmente, essa deve appartenere alle classi di distribuzione degli estremi generalizzati. Cosa, naturalmente, ora al di là dell'aspetto funzionale, l'aspetto interessante qual è? Che questa distribuzione viene caratterizzata da tre parametri. Il parametro mu, nonché parametro di posizione, il parametro sigma, parametro di scala, che diciamo sono due parametri comunemente noti già a chi diciamo, fa delle analisi statistiche, introduciamo invece il parametro xi, che è il parametro di forma, che in questo caso quindi diventa il parametro più importante per la descrizione proprio delle code di questa distribuzione. Naturalmente, perché diventa fondamentale stimare questa distribuzione? Perché l'obiettivo, quindi, una volta stimati questi parametri, l'identificazione di questa distribuzione ci permette di poter prevedere tali eventi estremi e, in particolar modo, poi calcolarne i periodi di ritorno. Ora, chiudiamo un attimino la parentesi teorica per poter procedere con degli aspetti applicativi. Quindi, il primo esempio, che utilizza dei dati che sono stati osservati in Francia negli anni che vanno dal 1993 al 2011,
In particolare, quindi partendo dalle osservazioni delle precipitazioni che sono state osservate in moltissime stazioni in Francia, successivamente raggruppate in gruppi, ma per lo più per motivi computazionali, quello che abbiamo fatto è stato, per esempio, partendo da gruppi di 7 stazioni, misurarne la dipendenza, che dove naturalmente la misura della dipendenza diventa l'aspetto fondamentale, nonché il punto di forza della teoria dei valori estremi. Ora, nel grafico vediamo quindi con questi numeri che indicano proprio la misura della dipendenza, numeri che in questo caso possono variare da 1 a 7, indicando dei valori più vicini all'1 una forte dipendenza e da valori più elevati invece una dipendenza più debole. Effettivamente i risultati ottenuti vengono fortunatamente confermati, diciamo, dall'aspetto meteorologico, perché la dipendenza più debole osservata nella Francia meridionale viene confermata dal fatto che le precipitazioni estreme in realtà in quel caso vengono causate dall'interazione di venti diversi, ovvero venti meridionali e invece quelli provenienti dai Pirenei e dalle Alpi. Mentre nel nord della Francia queste precipitazioni abbondanti sono spesso prodotte da perturbazioni invece alle medie latitudini. Rimanendo in tema di dati di precipitazioni nella Francia, qui solo per comodità ci limitiamo al caso bivariato, per esempio vediamo come si può anche quantificare questa dipendenza in termini di tempi di ritorno e di probabilità. Ad esempio, consideriamo 2 stazioni, quella dell'aeroporto e quella dell'aerodromo vicino Parigi. Innanzitutto vediamo come i parametri di forma che abbiamo introdotto precedentemente, effettivamente questo Xicon 1 e Xicon 2, fanno emergere dei comportamenti diversi a livello marginale, dove però ovviamente non è in questo caso più l'oggetto di più interesse. Mentre se ci focalizziamo sulla probabilità condizionata di superamento di una soglia critica, qui per esempio abbiamo considerato il 99esimo percentile che corrispondeva a 18 centimetri. E in particolare vediamo come queste 2 probabilità condizionate variano proprio partendo dalla misurazione della dipendenza. Quindi, per esempio, la probabilità di osservare una precipitazione con un'altezza pluviometrica superiore a 18 centimetri all'aeroporto, condizionato al fatto di averla già osservata all'aerodromo, questa è una probabilità all'incirca di 1,18, ovvero in media questo evento si manifesta ogni 6 anni. Al contrario, quindi in realtà stiamo considerando sempre gli stessi dati, sempre la stessa struttura di dipendenza, vediamo però come se già osserviamo un superamento della soglia delle precipitazioni nell'aeroporto, il fatto di poterlo osservare anche all'aerodromo ha una probabilità elevatissima, dello 0,56. Quindi questo evento in realtà si manifesta in media ogni 2 anni. Ultimo esempio, dove però cambiamo un attimino il tema, quindi dalle piogge invece ci spostiamo alle raffiche di vento, sempre in Francia, vediamo come la teoria dei valori estremi qui viene applicata non solo per stimare la dipendenza presente nei dati, e in particolar modo qui l'aspetto multivariato non lo vediamo più sulla misurazione di un evento in, per esempio, punti spaziali diversi. In questo caso abbiamo considerato un'unica città a nord della Francia in cui è stato osservato la velocità del vento e la velocità delle raffiche di vento. In questo caso, dicevo, quindi, oltre a misurare e a stimare la dipendenza dei dati, che possiamo vedere anche dal grafico in basso a sinistra essere molto elevata, diventa possibile anche simularne, il che penso possa essere anche utile per gli utilizzatori che potrebbero utilizzare questi metodi proprio per creare delle analisi di scenario focalizzate proprio a queste tipologie di eventi che possono essere eventi di tipo estremo. Ora, per esempio, in questo caso, volendo richiamare degli esempi specifici e soprattutto,
faccio riferimento alla scala di Beaufort nell'identificazione dei tipi di venti, delle velocità in particolare dei venti, vediamo che la probabilità congiunta di osservare dei valori con VS, la velocità del vento, superiore a 24 metri al secondo, che identifica una forte bufera, e contemporaneamente osservare una raffica di vento compatibile con l'uragano, in realtà non è poi così bassa perché è approssimativamente uguale a 0,018. Allo stesso tempo, contemporaneamente, facciamo riferimento al grafico centrale, se consideriamo tre soglie diverse per quanto riguarda la velocità del vento, quindi per esempio superiore a 8, 18, 22, vediamo come per esempio, un violento temporale di circa 31 metri al secondo viene previsto nel primo caso in medio o medio anni, mentre per il secondo e terzo caso, in cui abbiamo quindi bufera e vento forte, in realtà in media ogni anno. Quindi, con questo, naturalmente queste sono applicazioni che potrebbero essere generalizzate, ma con questo, anche per motivi di tempo, concludo qui e vi ringrazio tutti per l'attenzione. Perfetto, Giulia, grazie mille. Un esempio veramente di studio statistico applicato ai dati meteorologici, nel contesto chiaramente sempre più importante dei valori estremi che interessa a tutti, come abbiamo detto prima, come cittadini, la frequenza degli eventi estremi e come tramite l'analisi probabilmente capirli meglio, prevederli meglio, adattarsi meglio. Dalla tua, anche da te, raccolgo il messaggio dell'importanza di avere molte, informazioni a livello di osservazione, molti dati per poter fare delle analisi accurate. Questo emerge praticamente sempre, l'importanza dei dati primari. Avevo invece una curiosità più tecnica, dato che tu hai introdotto questo concetto dell'analisi multivariata, se ci potevi dare in un minuto, diciamo, una descrizione del valore aggiunto, che l'analisi multivariata ci porta rispetto all'analisi univariata in questo campo, di, studio. Assolutamente sì. Allora, l'analisi multivariata, in primissimo luogo, ci permette di avere delle informazioni più accurate. Naturalmente questo, ipotizzando che i metodi utilizzati siano, coerenti con la tipologia di dati. Sicuramente una sfida, che chiama tutti gli scienziati, ad affrontare poi diventa quella dell'aspetto computazionale, perché anche come abbiamo visto nella presentazione, già poter studiare la dipendenza su sette siti diversi diventa abbastanza sfidante. Però quello che abbiamo osservato è che sicuramente un approccio multivariato fornisce delle stime, delle previsioni, delle analisi molto più accurate rispetto a un approccio univariato. Grazie mille, concludo anche a te augurando un enorme in bocca al lupo per continuare le analisi e darci dei risultati sempre più vicini ai bisogni proprio della decision making in questo campo. E, dopo Giulia, ritorniamo in ambito statistico. Sono molto contenta di introdurre l'ultima relatrice della sessione, che è Giovanna Tagliacozzo, ricercatrice a Istat, con esperienza nell'analisi degli SDGs, di cambiamento climatico, di misura dei disastri. E Giovanna ci descriverà appunto di nuovo l'importanza del lavoro sui set di indicatori, nelle aree del cambiamento climatico, più con l'enfasi sull'attività, diciamo, nazionale italiana, ma certamente in linea con la presentazione iniziale di Michael. Prego, Giovanna. Esatto, grazie mille Roberta per la presentazione. Io sono Giovanna Tagliacozzo, lavoro all'Istat da 20 anni e più, occupandomi inizialmente di statistiche sociali e ambientali. Dal 2016 mi occupo anche dello sviluppo degli indicatori SDG per l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e lavoro fin dal 2011
nella task force che ha citato Michael precedentemente su Climate Change Related Statistics e dal 2014 sulla task force sulla misurazione di eventi estremi e disastri. Vado quindi a presentare oggi un lavoro anche con Angelo Ferruzzi, Angelica Tudini e i colleghi Domenico Adamo, Luigi Costanzo, Giusy Vetrella e Donatella Vignani, un lavoro dal titolo Climate Change and Hazardous Events and Disaster Statistical Experience and Challenges, che vuole appunto descrivere il lavoro e il contributo dell'Istat nella produzione e diffusione di statistica rilevante sui temi dei cambiamenti climatici e su eventi pericolosi. Vado. Non si sposta la slide, non so se vedete o se È il va avanti. titolo. Sì, sto. Ok, Ok. adesso è partito, scusate. E dunque, come si diceva anche inizialmente, la domanda di statistica ufficiale è in costante crescita in questi ambiti e coinvolge appunto molteplici domini anche della statistica, con interconnessioni tra le diverse dimensioni che sono anche centrali e cruciali rispetto al tema dello sviluppo sostenibile e della gestione del rischio. La cornice concettuale di riferimento si fonda quindi su tre principali accordi e trattati internazionali che sono stati sottoscritti nel 2015, quali, come vedete, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il quadro di Sendai e gli accordi di Parigi. Siamo a distanza di 6 anni dalla sottoscrizione di questi accordi, nel 2021. Ormai appunto a 6 anni da questi accordi, nel vivo inoltre ancora di una crisi pandemica che ha esacerbato le criticità preesistenti, nel pieno inoltre della definizione e implementazione dei piani di ripresa e resilienza e della appena conclusa COP26 con il Glasgow Climate Pact, si richiama quindi con urgenza ad azioni concrete e al ruolo e al rafforzamento del ruolo e del contributo della statistica ufficiale per la misurazione dei fenomeni. Iniziamo dal citato Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, che si pone 7 obiettivi, global targets, volti alla riduzione della mortalità delle persone colpite da disastri, delle perdite economiche, dei danni alle infrastrutture critiche e ai servizi di base, e viceversa al rafforzamento delle strategie di riduzione del rischio, dei sistemi di prevenzione e di allerta precoce, con un forte richiamo anche alla cooperazione internazionale. Il monitoraggio di questi obiettivi si sviluppa su 38 indicatori compositi a elevata complessità che coinvolgono tra l'altro tutte le tipologie di rischio, quindi sia il rischio idrogeologico che meteoclimatico, che tecnologico, che biologico e di degrado ambientale. Gli indicatori del Sendai inoltre sono inseriti in 3 goal dell'Agenda 2030, nel goal 11, nel goal 1 e nel goal 13. Strettamente nell'ambito delle statistiche connesse ai cambiamenti climatici, il set di indicatore UNEC, di cui ci ha parlato Michael Nagel precedentemente, si compone appunto di 44 indicatori statistici che vanno a coprire le 5 aree delle determinanti, delle emissioni, degli impatti, della mitigazione e dell'adattamento. E vi illustrerò successivamente una implementazione di questi indicatori per l'Italia. Parallelamente e in modo integrato, UNSD sta completando la definizione di un set di indicatori per tutti i paesi a diversi stati di sviluppo sulla base di una consultazione a livello globale. Il Global Set di indicatori UNSD verrà proposto alla Statistical Commission il prossimo marzo per approvazione e adozione. Per quanto riguarda invece l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, come è noto, si fonda su 17 obiettivi, dove il Goal 13 è dedicato proprio alla lotta ai cambiamenti climatici ed è strettamente interconnesso agli altri goal e a tutti gli aspetti di natura sia economica, sia sociale, sia ambientale. Gli indicatori richiesti dalla Commissione ESG per gli SDG sono complessivamente più di 200, sono moltissimi indicatori.
Ricordando inoltre che la crisi climatica si colloca nel quadro di una più ampia crisi ecologica e di degrado ambientale, vediamo quali sono i goal più strettamente connessi. In particolare i goal 14 e 15 sono dedicati alla tutela degli ecosistemi marini e terrestri. Non vediamo qui il goal 14 per una questione di disponibilità dei dati statistici. Rilevanti sono anche il goal 6 sull'acqua, il goal 7 sull'energia, il 12 sull'economia circolare e altri goal, comprendendo anche aspetti sociali di vulnerabilità delle persone come la povertà, le diseguaglianze e così via. Quindi, venendo al lavoro dell'Istat, l'Istat è fortemente coinvolto nella produzione statistica per il monitoraggio degli obiettivi di questi quadri internazionali e anche necessari per gli obiettivi nazionali legati alla transizione ecologica, energetica e oggi ai piani di ripresa e resilienza. Quindi, oltre ad essere attivamente coinvolta dei lavori di UNEC, come ha menzionato Michael precedentemente, nella Task Force su Climate Change Related Statistics fin dal 2011 e su Hazardous Events and Disaster dal 2014, Istat è anche impegnato nella produzione di diversi report statistici quali appunto in particolare il report sugli SDG, ma anche il rapporto sulla competitività e il rapporto sulla situazione energetica nazionale in collaborazione, in questo caso, con il Ministero della Transizione Ecologica. E per gli SDG, Istat diffonde gli indicatori per il monitoraggio degli obiettivi fin dal 2016, con aggiornamenti semestrali, mentre invece il report degli SDG viene pubblicato a partire dal 2018 ogni anno, sia il dataset che il report hanno aggiornamenti degli indicatori, implementando il sistema con sempre nuove misure statistiche che si rendono disponibili, sviluppando le serie storiche, le disaggregazioni sia territoriali sia di natura socio-economica in un processo in continuo sviluppo. In particolare per il Goal 13 vengono diffuse 15 misure statistiche che vanno a rispondere agli indicatori globali, il 13.2.2 sulle emissioni totali di gas serra per anno, e anche per la parte invece legata al rischio da disastri relativamente ai concetti di vulnerabilità e di adattamento, sotto l'indicatore globale e appartenente anche del quadro di Sendai, il 13.1.1 sul numero di morti, dispersi e persone direttamente colpite attribuito a disastri, vengono diffusi diversi indicatori, tra questi indicatori di ISPRA sul rischio di frane e alluvioni, nonché i dati per esempio relativi agli incendi boschivi, ma anche i dati relativi ai movimenti sismici e così via. E tornando, come dicevo, al set di indicatori UNEC, nel 2020 per la prima volta l'Istat ha sviluppato il set di indicatori, pubblicando i dati disponibili a livello nazionale, ma valutando anche la disponibilità del dato a un livello di dettaglio territoriale. Questo lavoro è stato oggetto di una pubblicazione nel volume Economia e Ambiente che vedete nella slide ed è stato presentato anche in occasione dell'Expert Forum a settembre in ambito UNEC. E in quell'ambito è stato appunto un importante riferimento concreto anche per gli altri paesi che sono invitati appunto a sviluppare il set di indicatori. I dati che presentiamo in questa sede adesso costituiscono un avanzamento rispetto alla prima sperimentazione che è stata fatta e quindi sul totale dei 44 indicatori, 29 sono ad oggi calcolabili per l'Italia, più uno a livello europeo, con differenze, come vedete nella tavola, con differenze di copertura a seconda delle 5 aree. Gli aggiornamenti al 2020 si riferiscono a dati provvisori. E qui vediamo le prime tre tabelle per le prime tre aree, quindi per le aree relative a determinanti emissioni sulla prima colonna è possibile calcolare per l'Italia quasi tutti
gli indicatori, cioè 17 su 18, anche se in alcuni casi non esiste ancora una metodologia condivisa a livello internazionale. La fonte dei dati sono principalmente i conti ambientali, in questo caso per 11 indicatori, e le statistiche, soprattutto i bilanci energetici e l'inventario nazionale delle emissioni atmosferiche. Nel caso della mitigazione che vedete sulla destra, la quota di copertura è più contenuta, con 4 indicatori su 8 calcolabili, ed è ridotto anche il contributo dei conti ambientali, che costituiscono la fonte statistica per 2 indicatori. Vediamo adesso le aree di impatto e adattamento. Per queste 2 aree invece si risente di una minore disponibilità del dato statistico, che in alcuni casi consente di ricostruire gli indicatori solo parzialmente o attraverso una proxy, e in tutti i casi la fonte è diversa dai dati ambientali. Dunque, per questo i lavori della task force, delle task force UNEC, come si diceva, stanno proseguendo, anche per approfondire proprio il tema relativo alla misurazione in particolare dell'area dell'adattamento, che è definito proprio particolarmente sfidante e country specific, anche adottando per questo un approccio bottom up, ovvero si vogliono raccogliere diverse esperienze concrete dei case studies dai diversi paesi, e per questo si vuole utilizzare un template che è stato proprio sviluppato in ambito UNEC, un template strutturato ma flessibile, in modo tale da poter raccogliere e classificare le diverse esperienze e soprattutto a livello locale, le differenze a livello ecolocale tra i paesi. Quindi questo template sarà disponibile per produttori e utilizzatori di dati su climate change e eventi pericolosi, per studi e analisi rilevanti per la misurazione dell'adattamento, quindi per gli enti che volessero appunto contribuire a questa raccolta e condivisione di esperienze. Nello specifico, per il caso italiano, si presenta in questa sede uno studio a partire dai dati dell'indagine annuale ISTAT su dati meteoclimatici e idrologici, ovvero parliamo di dati di temperature e precipitazioni riferite alle città capoluogo di regione. I dati di temperatura mostrano, come è noto, un trend in crescita rispetto al periodo, in questo caso di riferimento, 71-2000. Per quanto riguarda i valori di precipitazione, i dati 2020 provvisori mostrano una differenza, un'anomalia delle precipitazioni totali in media di meno 91 mm rispetto al valore 71-2000. Queste anomalie negative sono registrate in 18 città nel 2020 e risultano tendenzialmente in aumento. Andando su scala locale nel contesto urbano, gli indicatori meteoclimatici sono messi in relazione a indicatori di pressione o di mitigazione, con un focus in questo caso su 3 città, Milano, Roma e Napoli. E più nello specifico, per queste 3 città sono stati associati i dati di inquinamento atmosferico ai consumi anche finali di gas naturale e di energia elettrica, alla copertura del verde della superficie comunale, al tasso di motorizzazione e alle caratteristiche del parco circolante. E vediamo come le analisi evidenziano come nel caso di Milano, nonostante il miglioramento avvenuto dopo il 2015, nel 2020 si mantengono i livelli di inquinamento molto al di sopra della media dei capoluoghi. E questo può essere associato agli alti livelli di consumi finali di gas naturale e di energia elettrica, alla bassa copertura di verde della superficie comunale, che, come si diceva, contribuiscono appunto al fenomeno di isola di calore. Il caso di Roma: Roma presenta livelli di inquinamento migliori e in linea rispetto alla media dei capoluoghi, grazie anche alla forte presenza di verde urbano nella città, ma l'elevato tasso di motorizzazione sembra frenare un miglioramento più consistente. Infine, Napoli presenta una situazione simile a quella di Roma, a quella della capitale, ma il permanere dell'inquinamento a livelli significativi sembra essere riconducibile, in questo caso, soprattutto alla vetustà del parco circolante.
E questo è il case study che siamo andati a presentare. E giungo quindi alle conclusioni. E le azioni per il cambiamento climatico sono quindi strettamente legate a quelle per lo sviluppo sostenibile. Le statistiche sui cambiamenti climatici e su eventi pericolosi sono sempre più essenziali, come abbiamo visto, richiedono e richiederanno uno sforzo considerevole. È indispensabile anche adottare un approccio graduale nell'implementazione dell'informazione statistica ufficiale. Si deve progredire nel lavoro sia delle definizioni che sulle metodologie, così anche come sulla produzione di ulteriori dati e indicatori necessari. E questo rappresenta una grande sfida per gli istituti nazionali di statistica. L'Istat sta incrementando le statistiche disponibili per i framework che abbiamo visto insieme. Tra l'altro, un rapporto dedicato a questi temi sarà diffuso nei prossimi mesi, ma è necessario aumentare le risorse e gli sforzi anche considerando l'opportunità delle statistiche territoriali, dei dati da registri e dei dati censuali. Io vi ringrazio per ogni necessità o chiarimento, informazione, mi potete contattare all'indirizzo email che vedete scritto. Grazie. Grazie mille Giovanna, molto comprensiva, molto completa questa presentazione che parte veramente dai framework globali che sono di priorità politica enorme, quindi ci spiega come poi questi percolino attraverso le dimensioni anche nazionali e più locali tramite il lavoro sulle misure, sugli indicatori che hai mostrato. Dato che questi framework sono così anche ampi in termini di aree, perché climate change copre tantissimo, SDG copre multiple aree dei settori sociali, economici, ambientali. Quindi mi chiedevo se potessi fare un breve commento su come, per esempio, Istat si relaziona con altre istituzioni che magari sono più legate a politiche specificamente settoriali. Penso all'energia, perché chiaramente mi interessa, ma insomma può essere vero per l'ambiente o per altro. Come si può fare anche a livello dei dati? Certo. Il lavoro di implementazione della statistica ufficiale di questi framework, i lavori che abbiamo visto, si svolgono naturalmente nell'ambito del sistema statistico nazionale. E quindi l'Istat coordina le attività in ambito SISTAN con relazioni istituzionali con gli uffici di statistica dei ministeri, con anche quindi il Ministero della Transizione Ecologica e in collaborazione con i produttori di statistica ufficiale in ambito SISTAN. Ad esempio abbiamo anche un protocollo con ISPRA. Per quanto riguarda nello specifico le statistiche sull'energia, il referente principale è il Ministero della Transizione Ecologica, che cura la relazione sulla situazione energetica nazionale, redige anche il bilancio energetico nazionale e in generale tutte le statistiche energetiche. Grazie. Molto importante pensare anche al sistema statistico nazionale ampio e a tutte le... Esatto. Soprattutto pensando anche ad altri paesi dove questi tipi di legami magari non sono così consolidati, anche pensare a come implementare il flusso dell'informazione in modo strategico. Comunque, grazie mille e sono molto contenta di dire che abbiamo avuto una sessione molto ricca. Stiamo arrivando alla fine della sessione, una breve conclusione. Abbiamo affrontato molti spunti, chiaramente. Direi molto importante vedere il progresso proprio su come da tutti i punti di vista l'informazione cerchi di avvicinarsi sempre di più al bisogno dei decisori politici, siano essi a livello globale, internazionale, come nel caso degli SDGs, del Paris Agreement, o del Sendai Framework, siano essi decisori molto molto locali, come quelli che poi devono pianificare per esempio l'adattamento. Abbiamo visto esempi di alcune città in Italia, per esempio anche abbiamo visto la Francia, che mi interessa particolarmente perché ci abito. Quindi questi incentivi globali che ci danno poi
la spinta per sviluppare framework metodologici coerenti e la risposta che viene dal livello statistico, scientifico, metodologico per filtrare, sintetizzare quell'informazione e avvicinarsi proprio a questi bisogni molto applicati della pianificazione, della decisione politica. Mi è sembrato che un punto fondamentale emerso senz'altro sia ancora l'importanza della raccolta di dati primari proprio, siano essi informazioni statistiche o le osservazioni scientifiche alla base della, per esempio, della modellizzazione scientifica, che poi possiamo man mano filtrare in modo analitico tramite lo sviluppo di modelli o di indicatori. Però penso che il punto così che mi sembra più importante che emerge da questa sessione è proprio questa idea di collaborazione che abbiamo cercato anche di mostrare nel design stesso della sessione, con competenze diverse che si integrano insieme, dalla statistica alla scienza, alle istituzioni diverse che si complementano in termini di competenze e priorità, e poi quella collaborazione appunto tra il livello nazionale e il livello internazionale che abbiamo messo anche nella discussione, perché ci permette di proporre anche agli altri paesi, di imparare dagli altri paesi. Mi è sembrato un elemento molto molto importante e che mi sta anche chiaramente a cuore, perché lavorando in un'istituzione internazionale l'integrazione proprio di tutte le idee che vengono dai nostri paesi membri è molto molto importante. Penso che abbiamo ancora 3-4 minuti nella sessione, mi piacerebbe concludere con un round molto veloce per un commento finale dei nostri relatori. Se in 30 secondi magari ci potessero dare un'ultima raccomandazione da lasciare ai nostri organizzatori o utenti della sessione, a Istat o agli altri ascoltatori, raccomandazione o commento su quello che è stato trattato nella sessione nel campo degli indicatori climatici. Quindi, se possibile, partirei questa volta da Giovanna e andrei indietro a Giulia, Paola, per concludere con Michael in questi ultimi 4 minuti. Grazie. Ok, allora un breve flash da parte mia. Stiamo parlando di tematiche veramente molto urgenti, come sappiamo, con i risvolti che conosciamo, la COP26 di questi giorni, e quindi si richiama come urgenza ad azioni concrete, e la statistica ufficiale sicuramente deve contribuire in modo integrato, in modo sistemico, mettendo in connessione le varie dimensioni e con una stretta collaborazione tra enti produttori di statistica ufficiale e con gli utilizzatori. Grazie. Grazie Giovanna. Giulia, una parola finale, per favore. Devo dire, non vorrei risultare ripetitiva, ma mi trovo molto d'accordo su quanto hai già detto tu e quanto ha ripetuto la collega Giovanna. È fondamentale la collaborazione, soprattutto diciamo, visti i temi trattati e vista l'importanza e la delicatezza di quello che sta succedendo, che diventa fondamentale da monitorare e da studiare. Grazie mille Giulia, mi sposterei a Paola per questo commento finale, per favore. Io sono d'accordo con tutto quello che è stato detto e rimarco l'importanza, se vogliamo andare avanti anche nel supporto all'adattamento, avere dati di buona qualità, dati insomma validati, scientificamente rilevanti, perché questo davvero secondo me può fare la differenza nei prossimi anni anche nell'indicare soluzioni. Senza questi dati, senza queste statistiche, senza questa informazione, secondo me ne sentirebbe poi tanto, anche tantissimo la qualità della scienza che noi cerchiamo di sviluppare attraverso questi modelli climatici. Perfetto, grazie Paola, e concluderei con Michael che ha aperto la nostra sessione. Michael, please. Last comment for you. Thank you very much. I would like to say, as the Secretary General of the United Nations has mentioned in several locations, including the COP26, that climate change has become the biggest threat to mankind and also to future generations.
So my recommendation to ISTAT and actually to all national statistical offices and the national statistical systems is to prioritize the production of climate change related information, including the allocation of the needed resources for this work. Thank you. Grazie Michael, thank you. Chiaramente è un tema molto importante delle risorse che sottoscrivo completamente. Noi sappiamo che è difficile raccogliere informazione accurata e chiaramente la prioritarizzazione anche a livello politico della raccolta dati risulta importantissima. E vorrei quindi ringraziare tutti i relatori di oggi e augurare anche un grande in bocca al lupo per tutti, in modo che insieme veramente riusciamo a migliorare l'informazione statistica rendendola sempre più rilevante per i decisori politici sia in Italia sia direi a livello globale. Quindi grazie mille a tutti, thank you very much grazie all'organizzazione di ISTAT che ci ha permesso di avere questa discussione così interessante oggi. Grazie.